I desideri inconsci inaccettabili erano, secondo Freud, di natura sessuale e si manifestavano sin dall'infanzia. Infatti Freud mise molta enfasi sullo sviluppo psicosessuale del bambino. Tre saggi sulla teoria sessuale è un'opera che si compone di tre volumi, i quali trattano le aberrazioni sessuali, la sessualità infantile e le trasformazioni della pubertà. Nel primo saggio viene trattata quindi la perversione, che nel secondo volume viene connessa con la sessualità infantile. La perversione era sempre stata vista come un aspetto facente parte della sessualità dell'adulto, mentre Freud non solo la mise in relazione all'infanzia, ma definì il bambino come un perverso polimorfo. Nel secondo saggio dei tre saggi sulla teoria della sessualità, Freud infatti esordisce affermando: è opinione popolare, a proposito della pulsione sessuale, che essa manchi nell'infanzia e che si risvegli soltanto nel periodo di vita che va sotto il nome di pubertà. Ma questo non soltanto è un puro e semplice errore, bensì anche un errore gravido di conseguenze, perché è il principale responsabile della nostra attuale ignoranza a proposito delle condizioni fondamentali della vita sessuale. Uno studio approfondito delle manifestazioni sessuali nell'infanzia probabilmente ci mostrerebbe i tratti essenziali della pulsione sessuale, ce ne rivelerebbe lo sviluppo e ci farebbe vedere come essa venga composta da varie fonti. Nella terza parte poi Freud passa alla descrizione della sessualità nell'adolescenza e ai cambiamenti che avvengono durante la pubertà. L'allargamento quindi del concetto di sessualità costituì sicuramente, come Freud stesso scrisse nella prefazione alla quarta edizione dei Tre saggi sulla teoria sessuale, le ragioni più forti di resistenza alla psicoanalisi, oltre al rimproverare alla psicoanalisi di spiegare tutto con la sessualità. Centrale nella prima parte dell'opera fu il concetto di pulsione. La pulsione venne definita attraverso i concetti di fonte, meta e spinta. La pulsione sessuale consiste in una spinta che trova la sua fonte in uno stato di eccitamento del corpo e che si delinea in modo diverso a seconda della meta verso cui si muove la pulsione, quindi l'oggetto, a seconda della persona, dell'oggetto che provoca l'attrazione sessuale. Freud analizzò lo sviluppo psicosessuale del bambino, elaborando il concetto di disposizione indifferenziata del bambino e confusione sessuale durante l'adolescenza, con una naturale propensione verso individui dello stesso sesso. Inoltre Freud, fondamentale, identificò la sessualità con la libido, un'energia che si rivolgeva verso le mete più diverse ed era in grado di investire gli oggetti più disparati. La libido si comportava come un flusso, spostandosi nelle varie parti del corpo, definite zone erogene, poiché in grado di generare piacere erotico. Secondo Freud, la mente era infatti un apparato finalizzato a scaricare l'energia degli stimoli esterni ed interni che vi premevano. Le pulsioni sessuali si presentavano sotto forma di tensioni, le quali sarebbero derivate da diverse parti del corpo e avrebbero avuto bisogno di un'attività per scaricarsi. La concentrazione delle terminazioni nervose in particolari zone del corpo ne avrebbe sottolineato la funzione come fonte delle pulsioni. Le zone erogene sarebbero state caratterizzate da un costante potenziale di eccitamento che si esprimeva nelle diverse fasi dello sviluppo, variando la zona erogena che diventava dominante e condizionando anche la vita affettiva del bambino. Lo sviluppo libidico del bambino avveniva tra continue oscillazioni, definite da momenti di arresto o fissazione, in cui la libido restava legata a zone erogene, persone, oggetti e modalità di soddisfacimento tipiche di una determinata fase evolutiva, e da momenti anche di regressione, in cui il bambino aveva una ricaduta in fasi precedenti dello sviluppo. Lo sviluppo libidico del bambino si svolgeva seguendo determinate fasi.
La fase orale, la prima fase, siamo nel primo anno e mezzo di vita. Qui l'attività sessuale è legata all'assunzione di cibo ed il piacere viene raggiunto attraverso la bocca, quindi il bambino trae piacere nel succhiare il capezzolo della madre. La seconda fase è la fase sadico-anale. Questa fase si estende fino ai 3 anni di età circa e la meta sessuale risulta essere la mucosa erogena intestinale. Il bambino trae piacere attraverso la defecazione. In questa fase vi è una forte ambivalenza che si esprime nell'antagonismo tra attività e passività. La terza fase è la fase fallica. Siamo intorno al terzo anno di vita, quando aumenta la curiosità verso la sessualità, che si esprime attraverso autostimolazione e masturbazione. Aumenta la curiosità da parte sia di maschi che di femmine verso l'organo genitale maschile. I genitori iniziano ad essere visti come figure che sono allo stesso tempo oggetto di sentimenti affettuosi che ostili. In questa fase, infatti, si sviluppa il tabù dell'incesto, che ovviamente si trova alla base del complesso edipico. La quarta fase è la fase di latenza. Questa fase è caratterizzata da un freno delle spinte sessuali, il quale favorisce lo sviluppo fisico e l'apprendimento scolastico. La quinta ed ultima fase è la fase genitale, quindi la fase di maturazione biologica adolescenziale in cui si consolida l'identità di genere. Non tutti gli impulsi dell'infanzia sopravvivono anche in età adulta, alcuni vengono infatti eliminati ed altri utilizzati per rinforzarne di nuovi. Le manifestazioni non genitali adulte sono dunque considerate da Freud come perversioni quando si sostituiscono alla meta sessuale e non assolvono alla sola funzione di preparare alla meta sessuale.